a tutti. C'è ancora qualcuno che sta arrivando, però a questo punto non vogliamo approfittare ulteriormente della vostra pazienza perché siete stati molto puntuali. Siete anche numerosi, molte facce non viste fino ad ora, per cui vuol dire che il tema in un modo o un altro è sentito e cercheremo di calarci tutti all'interno del tema del contributo d'accesso che riguarda la città antica, ma l'assemblea è fatta nella città di Venezia, perché la città di Venezia è composta da una parte della ferma e una parte invece che si trova all'interno della laguna. Io sono Giovanni Di Vito, quello che mi preme dire a monte è che tutta l'organizzazione che riguarda queste assemblee pubbliche è portata avanti da residenti della città di Venezia, per città intendo, come ho detto prima, tutta la città, non soltanto l'isola di Venezia, e senza nessuna, non siamo sotto alcuna bandiera, la nostra unica, il nostro unico punto di riferimento è essere quelli, quello di essere residenti nel comune della città di Venezia. Ci saranno tre interventi, uno il mio, l'altro di Franco Schenkel che è vicepresidente dell'esecutivo della municipalità di Venezia, Murano e Burano, e l'altro invece di Elto Tramaci che riguarderà l'aspetto informatico, tecnologico, digitale e scopriremo anche il perché man mano che andremo avanti. Quello che vedete, allora il primo intervento che farò io in questo caso riguarda proprio su cos'è il contributo d'accesso e utilizzerò le slide disponibili sul sito del Comune di Venezia in modo tale da utilizzare documenti ufficiali dell'amministrazione. Porremo però ovviamente una serie di dubbi, ci porremo una serie di domande rispetto ad alcuni passaggi. Da dove nasce il contributo d'accesso? Se ricordate nel 2016 l'UNESCO redarguì Venezia per l'accesso di turismo. Da lì la necessità di rimanere all'interno della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'amministrazione incominciò a porsi una serie di interrogativi e di strade da seguire per risolvere il problema quello che si dice nel nuovo turismo, cioè l'accesso di turismo. Il contributo d'accesso è di fatto una tassa, un tributo, cioè per usare le parole della conferenza stampa dell'amministrazione della giunta comunale che fecero l'assessore Venturin e Zuin, l'assessore Zuin a bilancio, è un tributo che si pone come tributo alternativo alla tassa di soggiorno che già conosciamo perché è attiva di fatto da diversi anni in moltissime città italiane, con però una particolarità che per legge dello Stato Venezia è l'unica città che può fare questa cosa. Okay, non ci sono altre città, e su questa cosa ci ritroveremo, ricordiamocela, che può applicare questa alternativa, questo tributo alternativo. La legge dello Stato è quella che leggete in corsivo, legge del 30 dicembre 2018, che però poi ha subito una variazione. Perché chi paga il contributo di accesso? Paga il contributo di accesso chi arriva a Venezia con qualsiasi vettore. Poi ci sono le esclusioni e le esenzioni, però che ci arriviamo subito dopo. Ma questo significava che se a Venezia qualcuno avesse raggiunto Venezia con un mezzo privato, non era più qualsiasi vettore,
citare una parte delle persone che sarebbero arrivate in isola. Quindi c'è stata poi una modifica con la legge del 15 febbraio del 2022, per numero 15, la parola qualsiasi è stata sostituita con senza o senza vettura. Il tema del vettore è interessante perché l'amministrazione di fatto che cosa fa? Chiede ai vettori, che potrebbero essere Trenitalia, a tutte le organizzazioni dei trasporti pubblici, privati, di dire dovete integrare in qualche modo all'interno del biglietto, quindi del costo del trasferimento del cittadino da una parte all'altra, di dare per una parte di dare alla cittadinanza, questo è il punto. Cosa anche risultata essere in alcuni casi difficile, come nel caso di Trenitalia, la vita è sentita di fare questa cosa, perché imponeva il dover integrare all'interno delle proprie piattaforme questa soluzione. In questi casi l'amministrazione dice chiederemo a questi vettori che non vogliono integrare la vegetazione all'interno del loro sistema, della loro piattaforma, la possibilità quantomeno di fare una debita informazione, comunicazione rispetto a questo scenario nuovo che si crea all'interno della vita di Venezia. Ovviamente il contributo d'accesso nasce come idea dell'amministrazione di dire rendendo la città di Venezia ancora più cara, sappiamo quanto cara sia, già attualmente, scoraggiamo le persone a venire all'interno della città, stabilendo poi che cosa? Delle fasce di prezzo che vanno dai 3 euro ai 10 euro, che corrispondono oltretutto a una sorta di calendario cromatico, di calendari cromatici che abbiamo avuto negli ultimi anni fin troppi, quindi verde, rosso e nero, che a seconda del flusso delle persone previsto all'interno della città può aumentare e il range di costo può essere questo. L'amministrazione riserva di pubblicare un calendario annuale e ritiene che questo possa essere una delle modalità per scoraggiare d'arrivo oppure per organizzare meglio i flussi all'interno della città, quindi magari non venire a Venezia quando c'è un biglietto da 10 euro da pagare, venite nel momento in cui c'è un biglietto da 3 euro. Una delle perplessità che ci poniamo, ma andare in una città è la stessa cosa quindi che andare in un museo dove si paga un biglietto? Siamo tutti residenti cittadini che viviamo in un luogo, riteniamo che fosse un po' difficile da organizzare uno spostamento così all'interno delle città, anche perché la nostra Costituzione dice che possiamo muoverci liberamente sul territorio nazionale. Se domani mattina desidero andare a Firenze non devo fare un'attività di programmazione di un certo tipo, certo se voglio andare a vedere gli Uffizi mi organizzerò o per comprare il biglietto al momento o per fare un acquisto precedente, ma sono due luoghi molto diversi, anche due luoghi che hanno una complessità totalmente diversa e che meritano un'attenzione altrettanto specifica. Come si fa a gestire però tutto questo flusso turistico, queste informazioni? Con una bellissima piattaforma multilingua, multicanale, bellissima di ultima generazione, che sarà realizzata da Venice S.P.A. e che metterà nelle condizioni di chiunque di ottenere un titolo autorizzativo che ci autorizza ad entrare nella città. Esempio, QR code. Da esibire quando faranno i controlli. E ci sono fatte per gli esclusi e per le esenzioni. Le esclusioni e le esenzioni
però non sono riferite ai controlli. È un'esclusione, un'esenzione del tributo, quindi della parte economica. Questo è un aspetto non secondario, anzi, lo metterei forse in cima alla lista. Per quello che è il regolamento attualmente, anche se dovranno rimetterci mano anche solo per la questione della modifica normativa che abbiamo visto inizialmente, riguarderà non solo l'isola di Venezia, ma tutto il sistema lagunare, quindi anche le isole minori. Posta di soggiorno, ne abbiamo parlato. Bisognerà attestare questo pagamento, cioè significa che chi abita nella città di Venezia, per tornare a casa, per chi abita nel centro storico, dovrà dimostrare che abita lì. Cioè, io in questo momento sono qui, in una parte della Berlino Est, ma devo andare a Berlino Ovest, dall'altra parte della città. Per chi abita lì, ci saranno i controlli, vedo ci saranno anche controlli che saranno anche molto ben organizzati. Poi l'assessore Venturini dice saranno controlli gentili, che ci mancherebbe. Però tema 1, chi farà questi controlli? Li farà l'amministrazione, anzi, come dice l'assessore Twin, non saranno loro direttamente, ma individueranno, forse in parte li faranno loro, in parte li farà una società che avrà ovviamente le caratteristiche di controllo di questo tipo di documentazione anche rispetto alla riscossione dei tributi, ma che non sarà l'amministrazione, quindi la polizia municipale, i carabinieri, la polizia, sarà una società esterna. Quindi, ritornando a casa, ci sarà un signore che mi chiederà: che ci fai qui? Sei autorizzato? E io dovrò dimostrare, loro dicono: ah, ma i residenti non hanno necessità di mostrare che avere un QR code, basta la carta d'identità. Peccato che però, e qui altra domanda sarebbe interessante da condividere con l'amministrazione comunale, che non c'è legge dello Stato che mi obblighi a portare la carta d'identità. Sono obbligato a dare le mie generalità. E se non lo faccio, le forze dell'ordine mi possono gentilmente condurre in centrale e verificare la mia identità. Quindi questo è un tema molto 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 interessante. Ma non solo, è chi abita a Mestre? Io se dall'isola voglio andare a Mestre, cioè mi voglio spostare all'interno della mia città in cui siedo, devo ogni volta dimostrare questo passaggio. E questo che cosa? In nome del turismo. Ma qual è il legame che ci può essere con il turismo? Io sinceramente avrò dei limiti, ma non lo riesco proprio a trovare. Poi ci sono gli esclusi. Chi sono gli esclusi? Effettivamente, se c'è questa difficoltà, c'è un'esclusione, no? Io in qualche modo sono escluso dalla mia vita pubblica perché ho una vita autorizzata, quindi faccio questo gioco di parole per divertimento, perché poi ci dobbiamo anche un po' divertire, a mio modo di vedere. Comunque, gli esclusi sono i residenti, chi lavora in città, sono esclusi dal tributo, ricordiamoci, non dal dimostrare, è sempre importante, chi lavora o accede per lavoro, gli studenti, i proprietari, chi è esentato sempre dal tributo, non dalla verifica, quindi dal controllo. Dal controllo nessuno è esentato o escluso. Chi ha già pagato la tassa di soggiorno? Sono un turista, pernotto nella città di Venezia, pago la tassa di soggiorno, quindi non devo pagare il contributo d'accesso, ma sarà l'albergo presso cui io
alloggerò in quei giorni, che mi fornirà il titolo autorizzativo, sarà un greco, sarà una, sarà ancora... Scusa, solo l'albergo o anche altre strutture di tutti? Anche i bimbi, tutti, tutte le, diciamo, le attività ricettive, tutte le attività ricettive, forniranno al proprio cliente questo documento in modo tale che se sottoposti a controllo, con controllo, io sono autorizzato. Ok. Il documento viene rilasciato, quindi dovrebbe venire rilasciato. Viene rilasciato per quello che ad oggi si sa, ed è stato detto nella conferenza stampa del 1° luglio dell'amministrazione comunale, dalle strutture ricettive. I domiciliati iscritti nell'ospedale della popolazione temporanea, cioè quello che può votare nel comune di Venezia, chi è nato nel comune di Venezia? I bambini, i disabili, chi accede alle prestazioni sanitarie. E qui fermo. È interessante questa cosa delle prestazioni sanitarie, perché se da Padova vado dallo psicologo, dallo psichiatra, dall'urologo, faccio una visita delicata, vediamo, dal proctologo per esempio, chi devo essere, diciamo, non riesco a trovare questo, cioè deve apparire, devo dire io vado lì e posso fare questa cosa e per questa visita specifica e vengo autorizzato. Cioè tu mi stai dicendo, l'amministrazione comunale, vuoi sapere da chi vieni fondamentalmente? E, diciamo che è molto pervasiva come tipo di come macchinazione, non funziona molto bene. Oppure chi accompagna i reagenti? E se vado dalla banda a Venezia? Problema. È diventato avere la mandra, ragazzi, perché la mandra dovrà denunciarmi, perché altrimenti io non ho il titolo autorizzativo. Denunciare significa segnalare, c'è questa parola o quest'altro verbo che è più corretto, segnalare all'amministrazione comunale che io sto andando lì da quella persona perché incontro con quella persona, quindi c'è anche un problema di privacy non indifferente. Poi, i residenti nella città metropolitana di Venezia, i residenti della regione Veneto, ma fino al raggiungimento della soglia massima. Questa soglia non è stata ancora definita, cioè loro dicono nel momento in cui le presenze saranno talmente elevate non ci sarà l'esenzione anche per queste persone, ci sarà l'esclusione soltanto per i residenti. Poi vi tocca pagare probabilmente, diciamo, ma sono anche tematiche, volutamente utilizziamo la presentazione del comune perché tutta una serie di cose sono state denunciate dalla giunta comunale ma non sono, diciamo, sistematicamente riportate in un documento perché la tematica è complessa, quindi immagino che ci stiano anche ragionando su alcune cose come poterle risolvere, perché come stiamo vedendo insieme non è poi così facile da risolvere. Chi è esentato ancora? Chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal CONI? Chi raggiunge utilizzando un servizio di trasporto pubblico cioè esclusivamente indicato per l'impianto sportivo? Chi, quindi soltanto chi partecipa alle iniziative del CONI? Chi non partecipa alle iniziative sportive riconosciute dal CONI? Tocca pagare. Ci ritorno a questa cosa perché la stessa cosa sarà fatta anche per le manifestazioni. Partecipa a manifestazioni a pagamento gratuito organizzate dall'amministrazione comunale. Allora, decidiamo che questo contributo d'accesso non c'è molto a cuore, vogliamo fare una bellissima manifestazione di protesta. Viene il dubbio, ce la autorizzeranno un po', non lo sappiamo, probabilmente sì, ma toccherà pagare perché se arriverà qualcuno che non è escluso, o che non è esentato come residente, completamente dal tributo, toccherà per partecipare a una manifestazione un pagamento perché stiamo entrando nella città di Venezia. È un po' bislacca come dal mio punto di vista, non so come ci siano arrivate e non ne vedo la connessione ancora con il turismo, tant'è che il regolamento da scaricare e fate la ricerca turismo
lo trovate tre volte, una parola turismo, altra gran turismo, ma è legato a dei titoli, cioè non c'è un'analisi di quello che è il problema turistico. Poi ovviamente gli amministratori pubblici sono esentati, i volontari che offrono il proprio servizio per emergenze, le forze armate, i vigili del fuoco che scorrendo, chi ha affittato per motivi abitativi in un uso turistico una casa a Venezia, i parenti, fino al terzo grado. Quando vedranno i miei genitori, che abitano a 1000 chilometri di distanza, io dovrò segnalare la loro presenza all'amministrazione. Visite ai detenuti, ma fino al terzo grado, cioè se per caso quel detenuto, una domanda, non dovesse avere parenti in Italia, ma è il suo più caro amico, l'unica persona che può andare a dargli quel minimo di conforto, tocca pagare 10 euro, 3 euro, 5 euro, dovrà pagare per poter andare in carcere a salutare il suo più caro amico. Stessa regola vale per il funerale. Quindi se il mio più caro amico muore a Venezia, io sono di Rimini, quel mio amico di Rimini dovrà pagare. E purtroppo magari sono degli aspetti. La connessione con il turismo ancora non riesco a vederla. Visite a soggetti ospitati presso le strutture sociosanitarie, il solito problema. E mi pongo anche il problema, ma non io, questo è un problema che era stato sollevato nell'altra assemblea pubblica che era stata organizzata dalla Municipalità di Venezia l'11 novembre presso la scuola dei Calegheri. C'era una persona anziana, ma io non ho parenti, le mie uniche persone sono persone amiche che abitano fuori dalla città di Venezia, e se io sto male io posso fare riferimento solo a queste persone. Quindi, e che facciamo se poi sto male uno di quei giorni col bollino nero e si raggiunge la soglia massima, il tetto massimo, che fate? Non la fate entrare? Sono tutti interrogativi che a mio modo faremo bene a porci e a porre l'amministrazione, perché è evidente che c'è uno scollamento tra quella che è la vita quotidiana e la tematica del turismo. Chi ha esentato ancora soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella città antica, questo l'abbiamo visto, chi partecipa a processi, chi prende i bus perché già pagano il bus, vabbè. Chi accede esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, Piazza di Roma, la Marittima, la Marittima e il Tronchetto, va benissimo. Quello che però è importante dire è come faranno tutto questo. Questo sistema del contributo d'accesso ha a monte un meccanismo informatico e digitale molto forte, tant'è che nel 2020 è iniziata a pieno regime l'attività della Smart Control Room. Non so quanti di voi conoscano questa parola, Smart Control Room, che si trova nell'isola del Tronchetto. Grande cervellone digitale, informatico, di conoscenza e di monitoraggio della città di Venezia. La città di Venezia, che come ci ha insegnato Ezzo, che le ha monitorate una per una, mi ha fatto una bellissima mappa, sono 900 tra pubbliche e private, e che controllano di fatto quelli che sono gli spostamenti delle persone, perché l'assessore Venturini dice in questa presentazione che trovate sempre sul sito del Comune di Venezia, questa diciamo, conferenza stampa del 1 luglio della scorsa estate, dice: ma noi come facciamo a sapere quante persone ci sono a Venezia? Grazie alla Smart Control Room, che dobbiamo abituare le persone al fatto che ci sia questa sorveglianza particolare, perché quelli sono i dati che ci servono per stabilire quante persone possono accedere alla città. Allora, che ci sia un problema di eccesso di turismo è fuori di dubbio. Peccato che però l'amministrazione comunale non abbia fatto alcun studio sui flussi turistici, ma a monte di tutto questo ci siano stati soltanto il
gli strumenti, gli studi per comprendere i migliori sistemi di raccolta dati sui flussi turistici, cioè sugli ingressi alla città. Poi è stato scelto uno. E poi è assurdo anche pensare al fatto che si parli delle navi da crociera come turismo sostenibile. Cioè le navi da crociera nel regolamento pagheranno sempre 7 euro. Anche se ci dovesse essere il bollino rosso di 10 euro, queste non sono mie parole, ma è scritto sul regolamento. Non riesco a trovare la connessione tra il turismo sostenibile e una nave da crociera che arriva nel porto di Venezia e che vomita migliaia di persone che si fermano 8 ore all'interno della città, non consumano chissà che cosa, quindi non producono soldi o reddito a chi ci lavora, ma consumano di fatto la città, creando anche notevoli disagi ai residenti, perché sappiamo che più sono piccoli i ponti e più persone riescono a raccogliersi su questi ponti. Poi noi che portiamo la spesa a mano o chi deve lavorare viene dalla firma, fa molta fatica. Quindi ci sono delle incongruenze. Non è per far cassa il contributo d'accesso, dice l'assessore Zuid, ma produce un introito importante. Un introito più o meno importante, non lo sappiamo, ma produrrà dei soldi. Come verranno utilizzati questi soldi? Verranno utilizzati questi soldi, a detta della giunta comunale, per abbassare, cerco di usare delle parole usate dal verificato del video di YouTube, per abbassare la TARI ai residenti. In prima battuta. Però no, non è esattamente così. In realtà verrà utilizzata innanzitutto per pagare tutta questa macchina, cioè questo sistema, la smartphone comune, le telecamere, i controlli, tutte le società che verranno le società che saranno autorizzate a fare i controlli avranno un costo per l'amministrazione comunale, quindi innanzitutto gli introiti verranno utilizzati per questo, quello che rimarrà servirà ad abbassare la TARI ai residenti. Quindi da un metro di piedi, un altro Mose, c'è una macchina eurivora che divora l'euro e dovremo comprendere se effettivamente poi risolverà d'incanto la questione del turismo. Da parte nostra, avete anche ricevuto un documento, noi riteniamo che una città per poter essere ospitata innanzitutto debba ricevere delle buone politiche per la residenzialità. Se i residenti non vivono bene in una città non potranno mai essere felici di ospitare qualcuno. Se noi a casa nostra non creiamo le condizioni per ospitare qualcuno, quel qualcuno che pure dentro la casa nostra, faremo fatica ad ospitarlo bene. Quindi forse le vere emergenze della città di Venezia sono altre. Ci siamo presi faticati per andare a vedere tutti i finanziamenti della comunità europea che hanno finanziato quello che è stato ad oggi realizzato e i finanziamenti che arriveranno a breve. Verrà aggiornata la Smart Control Room, questi dati sono pubblici perché se andate sul sito ON Metro della comunità europea li trovate. Quindi faranno un aggiornamento della Smart Control Room e siamo in attesa anche di un bellissimo finanziamento, ma non voglio rovinare la sorpresa, ha detto, quindi è soltanto lanciare un messaggio, il sistema di telecamere di sorveglianza verrà aggiornato con telecamere che faranno più le riprese, ma la videoanalisi. Non so che poco ricordava dal punto di vista turistico, per me esiste un problema, per tutti i residenti, un problema di turismo sarebbe interessante, una cosa che non ha fatto l'amministrazione pubblica, cioè questa assemblea è fatta da cittadini per altri cittadini, perché ci siamo accorti che innanzitutto la bellezza di lavorare tra terraferma è laguna, perché siamo persone miste che abitiamo in tutta la città e questo ha un grandissimo valore. L'altro
elemento importante è cercare di affrontare la questione del turismo in una maniera più complessa e più articolata. Cioè, spesso queste soluzioni che sono, vengono calate dall'altro non sono poi effettivamente frutto di ragionamenti complessi, e quindi nasce un dubbio, anche perché l'amministrazione comunale mette bene le condizioni ai cittadini di fare informazioni ad altri cittadini, quando avrebbe dovuto probabilmente fare una istruttoria pubblica per discutere con tutta la cittadinanza questi punti. Ma questo non è stato fatto, è stato fatto un timido tentativo alla fine dell'anno che è appena passato, con la pubblicazione su una pagina del comune di una richiesta alla cittadinanza, se non si è d'accordo, ci fate una proposta, ci mandate, si prego. Sì. No, su questo se posso. Sì. Ciao a tutti. 11 consiglieri di opposizione comunali hanno richiesto, secondo il regolamento degli istituti di partecipazione, un'istruttoria partecipata. La richiesta è stata fatta il 24 settembre, c'erano 11 firme di consiglieri comunali, la prima era la mia. Questa istruttoria deve ancora partire, arriverà una delibera prossimamente in consiglio comunale. Io la sto aspettando, deve farla la Presidente del Consiglio, che è in maggioranza chiaramente. Ci sarei arrivato, la voglio lasciare come ultima novella, provitaccio, perché è importante discutere queste questioni. Quello che ci è stato appena detto non è secondario, ma se si tratta di leggere il regolamento dell'istruttoria pubblica, la risposta all'amministrazione la dovrebbe dare non in 8 mesi, 6 mesi, 5 mesi. I tempi sono molto più rapidi. Dal regolamento dovrebbe essere così, per quello che è scritto dal regolamento, ma perché l'istruttore può essere richiesta dalla giunta comunale, dai consiglieri o dai cittadini. Vuol dire che faremo un'idea con le forze, perché questo non è un tema che può essere trascurato e lasciato da parte. Questo inciderà notevolmente sulla vita quotidiana, e con l'intervento di Erto ci porremo una serie di quesiti. Lascio la parola invece adesso a Franco. Vorrei riprendere alcune cose anche che sono state già dette da Giovanni, cioè il cuore di questo regolamento, o meglio dell'idea del contributo d'accesso, è una cosa che non è praticabile per come è stata configurata. Però c'è stata anche tutta una storia del contributo d'accesso che è bene che si conosca, perché è stata abbastanza silenziata all'interno sia dei media ma anche del dibattito in città. Sottolineo che è importante, quando è stato proposto di parlare a Mestre di contributo d'accesso, ho detto assolutamente è importante arrivare a coinvolgere l'intero comune e tutta la popolazione del comune il più possibile, per capire dove stiamo andando e quali sono anche state le intenzioni. Ora, qual è l'obiettivo del contributo d'accesso così come è stato configurato finora? È quello di colpire il turismo giornaliero, perché dato che è figlio il contributo d'accesso della tassa di soggiorno, di tutta la normativa attorno alla tassa di soggiorno, chi ha un qualsiasi titolo per cui paga la tassa di soggiorno non deve pagare il contributo d'accesso. E allora questa figliolanza del contributo d'accesso si complica la vita a chi vuole applicarlo. E non solo, ma tutte le soluzioni che sono state presentate complicano la vita certamente ai residenti, certamente ai residenti di Venezia, della Laguna,
ma anche ai mestini. In particolare la questione che il residente mestrino non è all'interno della zona proibita o sottoposta a ticket, questo significa che chi ha un figlio o abita a Mestre, ha un figlio che sta da un'altra parte, dice andiamo in piazza San Marco. Dunque il fatto di fare una normativa che è del comune, stabilito da organi comunali, ha una vaga copertura legislativa, in particolare per quanto riguarda la privacy, ma anche e soprattutto una struttura mentale che, malgrado tutte le dichiarazioni di Zuin, che non è stata fatta per fare cassa, ma per regolare i flussi, dimostra che c'è un'inversione logica pesante, perché come si regolano i flussi, come si diminuisce l'impatto del turismo a Venezia, ma anche a Mestre, perché credo che ci sia un impatto del turismo perlomeno a livello di trasporti tra Venezia e Mestre, tanto citare una cosa, ma se ne potrebbero citare molte altre. Su questo non è stata data risposta a come si regola e qual è il metodo. Ora, di regolazione dei flussi turistici e degli impatti negativi del turismo se ne parla perlomeno da 30-35 anni in varie forme. Le varie questioni di stabilire qual è la soglia di accesso, il livello per cui bisogna pagare, per cui il cittadino veneto deve pagare per venire a Venezia, questo non è determinato ad oggi, neanche nei criteri, anche se si dice che è da tempo che si sta ragionando con esperti per vedere qual è questa soglia. E questo è un elemento fondamentale per vivere a Venezia, ma anche per vivere all'interno di tutto il comune. Ora, questa cosa dell'inversione, per cui si inverte l'obiettivo, si dice facciamo partire il 16 gennaio il contributo, perché è giusto così. E dopo vedremo come giunta, perciò viene ristretto all'interno della giunta, all'interno della maggioranza, all'interno del volere del sindaco Brugnaro, qual è il giorno e il sistema per contare quando il livello è troppo. E questo dopo viene comunicato al mondo. Cioè, questa è una contraddizione che non è stata risolta, anzi ha di fatto contribuito a bloccare il regolamento. Il regolamento che era stato già discusso nelle commissioni comunali, era stato proposto appunto dalla giunta a giugno del 2022 e che ad oggi, con un'altra delibera del 23 dicembre, è stato sospeso. È stata sospesa l'applicazione del vecchio regolamento. Allora, andiamo, spero rapidamente, alla descrizione della storia. Allora, la prima cosa parte appunto dal decreto legislativo del 2011 che introduce la tassa di soggiorno. Per cui è dal 2011 di fatto che si cerca di individuare un nesso normativo per poter imporre un contributo d'accesso. E questa clausola deriva anche dalla concezione che c'è stata inizialmente a livello di Parlamento
della necessità di introdurre qualcosa per le isole minori. Non a caso è citato anche nelle delibere dei vari regolamenti d'accesso, si dice questo delle isole minori è un elemento che dobbiamo portare anche a Venezia. All'inizio il contributo lo potevano riscuotere le guardie vulcanologiche che, vabbè, per fortuna non ci sono vulcani attivi in ogni città. Sì. A Lido, sì. Ma il problema anche questo è quello di interpretare questa capacità di individuare il soggetto che può riscuotere questo contributo d'accesso, sempre finalizzato ad una fruibilità, ad una buona vita all'interno di piccoli pezzi di territorio, come sono le isole effettivamente minori, come può essere, non so, Filicudi, dove ci sono le guardie vulcanologiche. Questa cosa è introdotta sul decreto legislativo che parla di federalismo fiscale demaniale, municipale. Perché? Perché può essere, era un periodo di crisi di tutti i comuni, e una delle strade è stata quella di dire che i comuni possono mettere le tasse qua e là, cioè le tasse di soggiorno piuttosto che il contributo d'accesso. E su questo dopo ci si è sempre e comunque mossi, con i limiti che ci sono nel decreto legislativo originario, quello del 2011, che ponevano dei limiti anche quantitativi a questo contributo. All'epoca erano 2,50 euro per le isole minori. Nel 2019 è stato emanato il primo regolamento da parte della Giunta Comunale e poi approvato dal Consiglio Comunale. E questo parlava appunto dei qualsiasi vettori, perché era stato introdotto un altro elemento normativo che individuava i vettori, cioè le varie società di trasporto, individuavano questi soggetti come quelli che dovevano riscuotere la tassa di soggiorno, perché il problema è sempre lì: come si fa a prendere questo tassa di soggiorno, il contributo d'accesso? Non si sa. E se guardiamo questo regolamento che è stato promulgato il 23 dicembre del 2022, è un regolamento che parla solo di vettori, oltre a individuare il sistema dei bollini colorati che diceva Giovanni prima, cioè il verde, il rosso e il nero per scala di gravità o di impatto sulla vita della città, e anche il fatto che la determinazione di questi colori era stabilita una volta all'anno dalla Giunta, e si diceva appunto redentore, meglio da no, e nero. E però questo elemento così automatico rispetto a quello che era il punto, che era chi prende questi soldi, era demandato al bigliettaio delle Ferrovie dello Stato piuttosto che a quello della barca che viene da Chioggia. A questo punto c'è stata una
rivolta che ha reso impossibile l'applicazione tramite i lettori. Allora cosa è successo? È successo che una manina santa ha modificato con la legge finanziaria del col milleproroghe, scusate, del 15 febbraio del 2022, ha modificato la parola da un qualsiasi vettore a con o senza vettore. E tutto il gioco è cambiato. Per cui, qual è la differenza? La differenza è che il vettore a questo punto è una parte di quelli che dovrebbero riscuotere il contributo d'accesso, ma nello stesso tempo c'è anche chi è senza vettore, cioè quello che viene a piedi da Venezia, okay. E chi va in bicicletta, chi va in auto privata individuale. E queste dopo diventano i senza vettore, sono questi. Allora, nella edizione attuale, cioè quella approvata dalla Giunta e sottoposta al Consiglio nel giugno 2022 e portata avanti fino al 23 di dicembre, si pone un elemento di cambiamento, che è quello di dire: noi comune cerchiamo di riscuotere il contributo d'accesso, oltre a tutti gli elementi di controllo che sono stati spiegati prima. Il fatto che ci si incasini in una maniera abbastanza difficile poi anche da capire in pratica, e che si arriva appunto non solo alle esclusioni, che sono già abbastanza complicate anche quelle da capire, ma alle esenzioni dalla lettera A alla lettera Z, che prima nel regolamento del 2019 non c'era l'esclusione per chi chiamava oppure era visitato da un amico, invece è stato aggiunto, come alla lettera Z, che è i classica, si dice chiunque residente nella parte lagunare può giustificare il proprio amico che viene a trovarlo o chi viene a trovarti, però comunicandolo a chi deve rilasciare il QR code o qualsiasi altro strumento di controllo. E questo è un elemento strano. A questo punto però si trattava anche di capire che cosa succedeva di tutta la parte, appunto, non solo delle esclusioni e delle esenzioni, ma cosa succedeva del turismo. E a questo punto, di nuovo, c'è un rinvio alla giunta comunale, che dà flessibilità ad un sistema di fiscale che deve comunque avere un riscontro e che doveva entrare in vigore il 16 gennaio di quest'anno. Ma successivamente cos'è successo? Noi abbiamo che il 25 settembre siamo andati a votare, come sappiamo, con esiti discutibili. Ma attorno al 25 settembre si è coagulata una attenzione su questo contributo d'accesso e si è determinato anche che il contributo d'accesso non andava bene a molti, e anche c'era
una serie di fibrillazioni, chiamiamole così, all'interno della stessa maggioranza che aveva nel 2019 aveva approvato compattamente il primo regolamento, quello dei lettori. E cosa è successo? Da una parte, vi dico cose rapidamente, da una parte la Lega voleva che i veneti non fossero condizionati, i 4 milioni e mezzo di veneti non fossero condizionati a venire a Venezia in qualsiasi giorno e con qualsiasi condizione di affollamento. La Fratelli d'Italia aveva individuato gli stessi problemi di difficoltà di funzionamento sempre nel settembre e primi di ottobre del 2022. Questo ovviamente ha creato una certa difficoltà di portare avanti quella frontiera che era stata fatta fino a quel giorno, l'applicazione dal 16 gennaio, non solo l'applicazione del 16 gennaio, ma si ripensa. L'assessore Kanner della Regione Veneto aveva battuto sul punto che i veneti dovevano andare tranquillamente a Venezia in tutto il tempo dell'anno. Speranzon aveva fatto, appena eletto, aveva fatto alcune dichiarazioni sulla inconsistenza del regolamento e anche dei dubbi generali sul contributo d'accesso. A questo punto si è bloccato la trasmissione per la discussione in consiglio comunale di questo regolamento. Da quel giorno c'è stato un continuo lancio di ballon d'essai, chiamiamoli così, cioè di prove per vedere come si reagisce. E a questo punto è venuta fuori anche l'ultima, che è quella del 9 gennaio, mi pare, la dichiarazione di Zovini che dice: cari amici di Pellestrina, non preoccupatevi, togliamo il contributo d'accesso per le isole e perciò Lido, Pellestrina, Murano e Burano. E siamo fermamente intenzionati a portare avanti questo crea alcuni problemi logici anche qui, ma cioè come si fa andare a Murano senza passare per Venezia? Questo è basta un'autodichiarazione, ma anche questo mi sembra un po' improprio, ma al di là delle questioni tecniche significa che lo stesso punto del contributo d'accesso, se anche non è fatto per fare cassa, ma deve in qualche maniera funzionare, se no non si capisce perché si faccia, diventa un problema anche per la comprensione del contributo d'accesso, perché uno deve dichiarare dove andare. Se dopo deve anche dichiarare nello specifico dove andare, questo diventa, come diceva Giovanni prima, è un problema di controllo su dove chiunque, residente, non residente, turista, passante, quello che è, deve dichiararlo. E chi riscuote il contributo d'accesso? Lo riscuote sia il comune nelle sue varie forme, ma soprattutto ci deve essere un'attivazione da parte dei cittadini residenti nel comune e anche nella città metropolitana e anche nella regione a questo punto. E allora dov'è il bello di questa avventura? Non rispondo. Non c'è una
cosa però che si legge nel, nel bilancio di previsione dal 2023 al 2025, in cui, in particolare nel documento unico di programmazione, in cui è citato il peso economico del, del contributo d'accesso. Stranamente, nel documento unico di programmazione è copiato quello dell'anno prima. Perciò c'è un 2022 che doveva portare ad entrate per 2.533.000 euro, che boh. E questo è un documento di bilancio obbligatorio. Poi, guardando bene, lasciando perdere questo che deve essere spiegato in qualche forma, c'è al regime si arriva a 13 milioni di ricavi e a 5 milioni e mezzo di spese. Perciò la differenza è quella che determina l'abbassamento della TARI per 7.500 euro. Ai 7 milioni e 500, scusate. Questo elemento è su il documento fondamentale di un'amministrazione, che è il bilancio, che è il bilancio di previsione, che deve essere incrementato e capito, ma diventa anche un elemento di valutazione. Vale la pena che ogni volta che arriva mio figlio con un suo amico deve passare per me e io devo dargli il QR code o fargli avere il QR code e avanti così? E nello stesso tempo qual è l'incidenza economica di questo contributo d'accesso? È di fatto minima, o meglio, non è assolutamente proporzionata con la rottura di cordi che determina per i cittadini di qualunque città, comune e nazione che passano dalle parti di Venezia. Io mi fermerei qui, dopo ci sono altre cose. Allora, quello che presenterò adesso è il lato meno conosciuto dell'accordo comune. La cosa divertente è che è meno conosciuto in Italia, ma sulla stampa estera ne hanno già parlato per gli eletti. La cosiddetta smart city, ovvero quello di trasformare Venezia in una smart city. E il cervello elettronico della smart city, dove convergono tutte le informazioni, vengono elaborate, eccetera, e questa control room che abbiamo al progetto che attiva dal 2020. Nuovissima control room con intelligenza artificiale che acquisisce informazioni da telecamere e tutto il resto. Su questo piccolo intervento, però, informazioni anche sulle tecnologie che ci sono dietro, che riguardano i nostri operatori telefonici. E qui viene fuori tutta la parte oscura della comunità, sulla quale dovremmo porre una seria attenzione. Allora, la prima cosa che dobbiamo chiederci, visto che questo non tocca più domande che risposte, ma è la domanda, la chiave del ragionamento, è quando tutti i nostri operatori telefonici hanno cominciato a tracciare i nostri spostamenti, cioè a trasformarsi dal mio sistema di telecomunicazioni, cioè quello che invia le chiamate, i messaggi, le nostre chat di WhatsApp e tutto il resto, anche in, diciamo, in secondaria operazione, ad essere un ente che cattura le informazioni sulla posizione degli utenti e poi usa profili statistici, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che impatta in cosa, senza la nostra consapevolezza, su tutte le nostre abitudini, in cui noi abbiamo dato probabilmente il consenso senza saperlo, in tutto una sorta nelle vie del contratto. Partiamo dall'inizio. Si chiamano telefoni cellulari perché? Perché il territorio è diviso in celle. Sostanzialmente ci sono varie antenne in giro del territorio, attraverso le quali i telefoni sono connessi tramite tecnologie GSM, 3G, 4G, 5G. Sono vari modi di connettersi. Questi segnali radio hanno bisogno appunto di antenne per funzionare e quindi a
allo stato pratico, finché le cose stanno così, l'operatore telefonico sa solamente l'identificativo dell'antenna al quale il telefono è collegato, non ha la posizione, non gli serve nient'altro per funzionare. Eccolo là, il nostro cellulare si trova in quella posizione della rete. Tuttavia, questa rete intelligente, ogni volta che il cellulare si sposterà, verranno aggiornati tutta una serie di sistemi. Allora, a sinistra in questo schema abbiamo i nostri telefoni, un po' più a destra c'è la base station, cioè le cosiddette antenne, e poi andando verso destra ci sono tutta una serie di meccanismi interni che non sto spiegando. Quello che ci interessano sono gli HLR e i DLR. L'HLR è dove sono memorizzati i numeri di telefono, cioè la sussistenza del nostro contratto telefonico. Per semplificazione posso dirvi che dentro l'HLR, cioè dentro il nostro contratto telefonico, c'è un indice che punta a un DLR, che è il registro dei visitatori. Il registro dei visitatori punta all'antenna e di conseguenza al nostro telefonino. Quindi ciò che può sapere l'operatore è su quale antenna sei collegato, al limite in quale città ti trovi e in quale quartiere. Ma questa è una sola informazione interna. Purtroppo attraverso tutta una serie di siti che hanno fatto interazioni diverse, ottenendo queste informazioni io posso sapere dove si trova un telefonino e in linea di massima, cioè in quale città si trova o al limite in quale quartiere. Quando un cittadino si sposta da una parte all'altra del rete, passa da una cella all'altra, il nostro telefono invia dei messaggi chiamati cartellini. Questi messaggi che noi non vediamo sono in taglio alla rete, aggiornano quel discorso HLR e DLR in modo che quando arriva una chiamata il telefono possa essere sempre la routine. E non serve niente per far funzionare la rete. Qui vediamo un esempio di tracciamento e qui vi rimanderei a un talk che ho fatto presso Domenia Privacy 2009. Vi dico solo il titolo, dimmi il numero di droga 6. In poche parole, all'epoca era possibile fare delle richieste agli operatori telefonici, diciamo di messaggi speciali, per ottenere le informazioni di routing del telefono, cioè ottenere quegli HLR, quindi le HLR sapendo bene al massimo. E quindi la domanda è se non siamo tracciati. Beh, dal momento che dicono hai il telefonino quindi sei tracciato, tu puoi rispondere tranquillamente no, questa è la nostra valla, perché al massimo si può sapere l'identificativo della cella. Ma per sapere l'identificativo della cella bisogna avere delle informazioni eccetera eccetera. Poi le app, quello che fanno, è tutta un'altra storia. Però comunque posso spegnere un telefonino, posso togliere la geolocalizzazione eccetera eccetera eccetera. E comunque questo metodo di tracciamento non è preciso, però da qualche anno le cose sono diverse, sono cambiate. Allora, generalmente questo è un metodo di geolocalizzazione. Esistono nuovi tipi di geolocalizzazione che non sono quelle che noi attiviamo con il CMS, funzionano al contrario. Allora, c'è una plettra di documenti in rete su come realizzare queste geolocalizzazioni al contrario. Possiamo dire che quando un trasmettitore, ovvero il nostro telefonino, trasmette un segnale, possiamo vedere da più antenne la tempistica con cui questo segnale arriva. Alcuni altri parametri, la forza, eccetera, eccetera, dei complessi di calcoli possiamo intercettare la posizione del telefonino. Cioè, anziché ricevere con un'antenna sola, quando un telefonino trasmette, io ricevo segnali più antenne e vedo quando arriva, quanto tempo ci ha messo ad arrivare, già tutte le informazioni, e quindi con la posizione delle antenne posso individuare la posizione del telefonino. Quando l'utente ha la geolocalizzazione attivata, quando l'utente non ha dato il consenso, quando l'utente non è al corrente che venga fatta questa cosa. Ed è molto grave. La geolocalizzazione volontaria invece è quando per esempio noi abbiamo GPS. E che cosa succede quando abbiamo GPS? Il nostro telefono fa l'esatto opposto, cioè riceve un segnale sincronizzato da alcuni satelliti e in base alla posizione data dei satelliti rileva la sua. Però questa è un'azione che sto completamente facendo attivando il GPS, per esempio quando arriva un navigatore. Può essere anche un GPS assistito che utilizza vari sistemi, ma comunque la geolocalizzazione volontaria. Il dato lo ottengo io, non lo trasmetto e non lo hanno loro e lo tratto come desidero trattarlo, ma attraverso Google Maps o Waze, quando sto andando da qualche parte, semplicemente aprire una mappa per vedere dove mi trovo, o condividere la mia posizione volutamente con degli amici, oppure quando rispondo a un messaggio, mandi la posizione per cortesia. E quindi esiste di fatto una geolocalizzazione violenta. Naturalmente violenta in senso letterale. Quindi vengono tracciate le persone e ci sono appunto queste problematiche.
ha una precisione simile talvolta superiore a quella del GPS. Tipicamente le 25G sono configurate al meglio per questo tipo di cose, anzi pare che siano fatte apposta per essere geolocalizzate. Con le smart cell, che arriveranno nelle versioni successive, avremo un'antenna ogni 50 metri e quindi anche con il vecchio sistema sarà possibile sapere in quali 50 metri siete. Tutte queste informazioni diventano merce. Attraverso una serie di algoritmi è possibile determinare con grande precisione quante persone si trovano all'interno di un edificio, quante stanno andando verso la stazione ferroviaria, un aeroporto, un altro punto di interesse, quanto tempo impiega un certo numero di persone a percorrere una strada dal punto A al punto B, da quale paese provengono, quale fascia di età corrispondono, quale sesso e probabilmente qualche altra fascia di reddito e fisica e anche informazioni, religione, eccetera, eccetera, quando vai in chiesa, quando non ci vai, quando vai al lavoro, quando vai a pagare le tasse, quando fai qualunque cosa. Cosa mi preoccupa? Esiste un'altra pletora di studi scientifici, ma veramente tanti. E cosa dice? Effettivamente la scienza dice che il potere corrompe e purtroppo non è, è purtroppo uno degli istinti che conserviamo da quando i nostri antenati erano ancora delle scimmie. Se poi consideriamo che uno dei sette principali circuiti elementari del nostro cervello si occupa del sistema rabbia dominanza, farei delle domande. Qui ne sono citate alcune, sono citati sette sistemi che Jean Hansen ha individuato mappando il cervello. Solo la ricerca, la rabbia, la paura, la sessualità, la cura, la tristezza in gioco. Queste cose hanno un legame con sette emozioni base che poi legate assieme, come tutti i colori vengono miscelate e producono tutto il sistema emotivo del cervello. Uno di questi sistemi è il sistema della rabbia e della dominanza e si trova in una parte molto poco intelligente del cervello. Il famoso potere corrompe ha origine da questo. Perché sono così paranoico? È una paranoia, purtroppo. Queste immagini che stiamo vedendo sono una traccia storica di quanto è successo. Ciò dimostra che una serie di realtà che sono avvenute hanno dato già dimostrazione di questo. Allora, l'immagine in alto a destra che vedete è la famosa Echelon, che negli anni 80, tutti quanti pensavamo che Echelon fosse una paranoia dei paranoici, finché l'Europa a un certo momento, con sto chiodo nella testa, cos'è questo Echelon? Hanno fatto una ricerca che hanno scoperto che effettivamente Echelon esiste e non è un sistema per tracciare i turisti, ma gli Stati Uniti lo utilizzavano, assieme ad altri cinque governi, per individuare informazioni politiche, economiche, monetarie, per danno anche dei segreti industriali di paesi amici. Gli Stati Uniti con Echelon hanno fatturato miliardi di dollari attraverso lo spionaggio industriale. A sinistra, gli altri documenti, ce ne sono molti altri, sono le rivelazioni del 2013 del Snowden, un ex contractor della CIA, che lavorava all'interno dello spionaggio americano, dove veniva spiato la popolazione stessa per i motivi disparati, e alla fine è bruciato tutto quanto. E quindi poi possiamo considerare tutte queste informazioni. Ad esempio, vediamo anche i frontespizi di questi documenti, che c'è ancora un accordo che a causa del 1942. Ma è conosciuto come l'accordo che fondò Echelon, cioè i sistemi spionaggi, e ripetiamo gli Space Core e tutto il resto. Allora, su questo c'è da aggiungere, ecco, mi vado indietro benissimo, vediamo se riesco, ce l'ho fatta un po'. Su questo c'è da aggiungere un'altra cosa, c'è l'informativa della National Security Agency, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana, che dice sostanzialmente anche al COPAS italiano che i sistemi 5G di alcune aziende di Stato collegate al governo cinese sono cippati, ovvero fanno quello che dicono di fare, ma di sotto dopo fanno anche altro, cioè sono controllati. Guarda caso, abbiamo scoperto che le antenne 5G che erano installate in maggioranza sono proprio di questi produttori. L'anno scorso siamo stati attraviati da un altro dubbio che è venuto fuori, alcuni tecnici si sono accorti che le telecamere di sorveglianza di alcune marche cinesi inviavano i dati al Chino. Hanno provato a seguire questi dati e scoprivano che le telecamere di sorveglianza che stanno installando in una città hanno dovuto e hanno dovuto correggere questo problema. Oh, adesso vai dietro, mancherà. E questo è un altro studio che sostanzialmente consente di capire altre informazioni sulle persone. Conoscendo una cella di partenza e una o più delle celle agganciate da un telefono, si possono calcolare tutta una serie di possibili percorsi, le erano che quel telefono potrebbe percorrere.
noi italiani siamo stati i primi a pensarci, c'è un paper del 2000 che sperimenta la possibilità di stimare il traffico lungo una certa strada basando sugli spostamenti dei telefoni che si trovano nei paraggi, e qua cercano già di prevedere di andare oltre. E questo è un altro miglioramento di questo studio. Sono paper del 2015-2017, quindi vediamo la tendenza di alcune, diciamo, società di andare avanti con questo. In rete è possibile reperire interi dataset con i dati grezzi del traffico ricevuto delle celle degli operatori. Questo è un dataset, cioè un archivio che contiene le informazioni che potete scaricare e operare, che contiene i dati di posizione, latitudine, longitudine, tipo di sistema operativo e molte altre informazioni di 650 milioni di telefoni su 249 paesi per 2 anni, dal 2019 al 2021. Non c'è dentro il nome dell'utente, ma c'è tutto il resto. Il nome è l'ultima cosa che ti serve. E questi sono acquistabili. Tra l'altro, uno degli attori coinvolti nella control room vende questo tipo di servizio che potete acquistare per una settimana al modico prezzo di 500 euro anche voi, comprando 2 quadrati di Instant e avendo informazioni sulla tipologia di persone con cadenza al minuto. Quindi, se avete 500 euro da spendere, comprare un dataset, accomodatevi. Questo studio del team, in collaborazione con l'Università di Bologna, è stato alla base della stessa tecnologia utilizzata da MindCity per la Smart Control Room di Venezia. E qua cominciamo ad arrivare al dunque. Gran parte di ciò che ha a che fare con gli spostamenti delle persone si invece attraverso i dati provenienti dalle celle telefoniche. Qui si agganciano i telefoni cellulari dei residenti, vengono altri turisti. E qui faccio una citazione: acquistiamo dall'operatore telefonico i dati derivanti dal traffico di ciascuna SIM che produce qualsiasi SIM quando si collega il telefono con l'antenna. E qui ci sono altre spiegazioni, spiegamentini, e questi dati ci danno una misura piuttosto attendibile delle presenze sul territorio, sul nostro territorio, partendo dai dati che riguardano un campione significativo e sono elaborati poi con gli opportuni algoritmi della Smart Control Room, si può sapere quante persone sono state a Venezia, in quale determinato luogo di Venezia, nel caso degli italiani, che area accessuale provengono, e nel caso di stranieri, a quale paese. Dati di questo tipo ci tiene a precisare che sono anonimi. Nel 2014, presso il convegno di privacy, abbiamo dimostrato come questi ipotetici dataset anonimi si possono de-anonimizzare analizzando i dati. C'è stato anche un giornalista statunitense che ha acquistato dei dataset del genere e, essendo anonimi, è riuscito tanto a tracciare se stesso e anche altre persone che conosceva, e quindi ha potuto dimostrare che l'anonimizzazione in realtà non può avvenire. Questo è il Vodafone Analytics, e qui vediamo una piattaforma di Madrid. Questo è il dato aggregato che loro fanno vedere, ma se loro fanno vedere un dato aggregato, vuol dire che loro i dati ce li hanno completi e li vendono come aggregati, ma dietro cosa fanno con quei dati? Non è questo di fatto un trattamento in eccesso rispetto a una compagnia telefonica che dovrebbe fare solo reti di telecomunicazioni? Naturalmente ci verrà detto che ci possono essere un sacco di usi positivi, cioè migliorare i trasporti, vedere quante persone vanno in movimento o varie cose che possiamo inventarci di sana pianta e anche metterle a regime. Però il vero problema è che c'è dietro un prezzo da pagare, e chissà perché questa cosa è sempre nel silenzio, non ti fanno mai sapere, poi tutto nascosto nelle pieghe dei contratti. Tutto bene? Non proprio. All'estero, già da aprile del 2021, il New York Times aveva sollevato perplessità sulle violazioni della privacy che un progetto del genere avrebbe comportato. E qui, ben capire il 2022, qualcuno potrebbe pensare che i numeri della Smart Control Room non siano precisi, ma non è così. Il sistema di rispetto delle norme della privacy, così dicono, riesce a vedere qualsiasi cellulare sia in città, alla faccia della privacy. E per capire chi soggiorna in laguna, si conta gli smartphone presenti alle 4 di notte. Se ne riesce a comprendere la provenienza, per dire a Pasquetta c'erano 35.990 residenti a casa. E tu come fai a sapere che era a casa? Interessante questo dato.
sto ancora pensando alla questione sopra della privacy, ma quando qualcuno ti traccia in casa, non è addirittura qualcosa di peggio della privacy? Non c'è l'intromissione alla vita privata? Vabbè. E dove si trovavano? Immaginate quello che c'è, chi non ha cellulare come bambini, quello tiene spento, sfugge al conteggio, o magari a Venezia quando il cellulare non prende, perché spesso capita anche quella, questa la aggiungo io. Pur ammettendo come plausibile che l'operatore della smart control room arrivino solo i dati aggregati, quei dati sono frutto di un'elaborazione che viene fatta a monte da team e o altri soggetti a partire da dati personali e metadati ottenute grazie ai sensori delle camere e telefoniche presenti in città. Se poi vogliamo far fede a quanto scritto dal Corriere del Veneto, non possiamo certo negare di essere in presenza di un trattamento dati personali molto pervasivo. Il sistema riesce a vedere con qualsiasi cellulare in città, ricordate? Bene, e questo non è solamente quello che viene fatto, perché arriverà anche la smart control 2.0. Ecco qua. Dunque parliamo di una piattaforma che è in grado di aggregare i dati di tutti i telefoni presenti in un determinato punto della città, in una certa ora, ad esempio alle 4 di notte, e confrontarli in tempo reale con il numero delle persone che della struttura ricettiva, eccetera, eccetera. Dai dati del nostro possesso abbiamo scoperto, sulla base di dati ufficiali, che in realtà hanno una griglia di 50 metri per quanto riguarda sia Vodafone Analytica che Team con altro suo sistema. La cosa divertente è che adesso vogliono fare la Smart Control Room 2.0. Vogliono inserire dei sistemi di video analytics, cioè di video analisi, che cercano di prevedere quello che le persone fanno per motivi di sicurezza. Allora, la sicurezza può essere divisa in sicurezza del rispetto delle norme, ma anche la sicurezza personale. Però c'è anche la sicurezza informatica, c'è anche la sicurezza del rispetto delle leggi, e qui si stanno cercando di girare delle leggi o di crearne appositamente per violare la sicurezza degli smartphone delle persone, per violare la sicurezza, ovvero la privacy delle persone, per violare le libertà andando a tracciare le persone da una parte all'altra della città con questi sistemi. E adesso che abbiamo una smart control room nuova, operativa e funzionante con questi sistemi, vogliono fare la versione 2.0 ancora più potente, perché non gli basta. È molto simile a quel studio scientifico che diceva che il potere corrotto ne vuoi di più e ne vuoi sempre di più e non finirai mai di volerne di più. Mi domando cosa succede se un gruppo di persone decide di trovarsi a un certo punto della città durante la notte, flash mob, si possono fare degli scherzi? Si può far risultare con una struttura ricettiva abusiva qualcosa che non lo è? Se invito 20 amici a casa mia a dormire a Venezia, come vengo considerato dalla smart control room, una struttura ricettiva abusiva? Eccetera, eccetera, eccetera. Si possono generare dei falsi positivi? Certo. Purtroppo esiste anche il fatto di deanonimizzare questi dati. Ad esempio, giusto per, io potrei anche, sapendo che si trova una persona in un determinato luogo, prendere un codice identificativo o non identificativo anonimizzato, seguire quel codice e trovare tutta la vita di quella persona, quello che ha fatto prima, e forse prevedere quello che fa dopo. Ancora, partendo dai dati esatti, quanto è facile deanonimizzarli? Se prendere un certo identificativo anonimizzato fa sempre lo stesso percorso e sempre la stessa strada, se cammini lo stesso modo, se sei vestito nello stesso modo, se hai un telefono che ha determinate caratteristiche, sei identificabile, certamente, sei identificabile sulla base dei tuoi comportamenti, sei identificabile sulla base delle tue caratteristiche, il nome è veramente... L'identificativo personale è veramente l'ultima cosa, cioè voi pensate che una persona sia identificata attraverso il suo nome, ma la potete riconoscere attraverso il volto, attraverso la voce, attraverso il modo di parlare, attraverso il modo di muoversi, magari di spalle attraverso la forma fisica con un'ottima probabilità. Sono moltissimi i modi in cui si può deanonimizzare un altro nome. Addirittura se indossassi una maschera in questo momento, da questo momento in poi, potete riconoscermi comunque perché tanto sono sempre io a parlare. Ma poi funziona questo sistema? Oh. Questo episodio molto interessante. Cosa sarebbe dovuto succedere? Allora, una persona che fa surf sul paragrafo, interessante, ma con tutte queste telecamere, questi super sistemi, di per cui mega tecnologici,
si viene a sapere tramite una pagina Facebook, anzi una pagina Twitter, una pagina Facebook, e Bognaro offriva una pizza a chi riusciva a scoprire queste persone. Praticamente poi è necessario inserire una pizza nel processore principale del sistema, se non poi non funziona, no? Allora, a Venezia abbiamo 900 telecamere, ma adesso il Comune di Venezia ha una delibera che lo dirà. Installerà altre nel centro storico, che abbiamo già di nuove e stiamo inserendo. Questa è la mappa delle telecamere in Venezia. E quindi abbiamo avuto Venezia, che non è Disneyland, che ha denunciato il fatto, e che evidentemente sono telecamere intelligenti, sono omertose, si fanno gli affari loro, non dicono niente, si fanno un po' di scampo, non lo so, saranno bellissime, ecco. E quindi abbiamo tutte queste intelligenze artificiali, eccetera, eccetera, ma dovremmo controllare, nonostante tutte queste tecnologie di controllo, c'è pregato di che tutto venga controllato, che venga analizzato, che venga... Eppure, ma non è la prima volta che succede. Vi ricordate quel signore che con l'automobile aveva deciso di andare a Palazzo Landi passando per il ponte di Calatrava della Costituzione? Sono passato, è passato sotto 27 telecamere e filmarono il recepito dopo della serie. Andiamo a vedere cosa è successo, ma solo perché quando ha aperto il ristorante ha telefonato alla polizia e ha detto c'è un'auto. Come fa ad esserci un'auto? Ci sono contromisure fattibili? Sì, si può agire secondo lo stato del diritto. E cioè, per esempio, quando voi guardate il vostro contratto telefonico c'è la famosa informativa privacy. L'informativa privacy, che deve essere data per legge, vi informa su alcuni diritti che voi avete. Quando qualcuno sta trattando informaticamente i vostri dati, una foto, un programma che state utilizzando, una sottoscrizione, un contratto telefonico, eccetera, automaticamente avrete dei diritti. Avete dei diritti su quei dati, avete il diritto di sapere cosa stanno facendo, come vengono trattati, di cancellare, di opporvi, di fermare tutto questo, di opporvi soprattutto all'invio di materiali pubblicitari o di cose del genere, e via dicendo. Per ulteriori informazioni vi rimanderei a guardare il sito dell'autorità garante privacy, hanno invece i diritti. Ogni aspetto ha dei provvedimenti specifici, ce ne sono per la videosorveglianza, ce ne sono per i telefoni, ce ne sono per questo, ce ne sono per quello. E molti dicono che la privacy è una delle cose che viene solitamente evasa più spesso. Beh, è notizia di dicembre, per esempio, che Facebook sia stata multata per 750 milioni di dollari per la vicenda Cambridge Analytica, o che ne abbia pagati altri 5 miliardi per questioni di privacy, o che sia ricaduto tutta una serie di situazioni in cui ti dicono sì, teniamo i tuoi dati per darti la pubblicità in base alle tue preferenze. Ecco, questo non lo possono fare, è tutta una serie di cose. Quindi la privacy esiste, è un nostro diritto e noi possiamo esercitarlo attraverso l'esercizio dei diritti, un modulo che è presente sul sito garante privacy, che può essere invitato a chi fa le robe con i nostri dati, per esempio un operatore telefonico, eccetera, per esempio per opporsi al sistema di Team Analytics e di Vodafone Analytics, che sono quei sistemi che vanno a intercettare la posizione degli utenti e fare tutto quel po' di sistema statistico, per esempio, e quindi probabilmente uscire dalla control room. Vodafone vi risponderà addirittura che c'è un numero speciale che potete inviare un SMS e uscite praticamente dal sistema, quindi probabilmente sparite anche dalla control room. Si possono usare contromisure tecnologiche? Certamente, certamente, però lì, al di là del fatto che le misure tecnologiche sono complesse per la maggior parte delle persone, con le misure tecnologiche si vince sempre, nel senso che non possono farci nulla. Però a un certo punto potresti arrivare a fare qualcosa di illegale. Ma per esempio, se volessi aprire una struttura abusiva e non essere visibile dalla control room, mi basterebbe comprare un piccolo jammer che ha una potenza molto bassa, solo per la stanza in cui dormono i turisti, dargli la connessione wifi. Questo, invece di interrompere tre frequenze del telefono, ne interrompe due. Il telefono funziona, non c'è un'alterazione del servizio, si collega ad un'antenna sola, non farà triangolazione, non viola la legge, non interrompo il servizio, non esce da casa mia, quindi non vengo beccato, è perfettamente legale, e la smart control room non funziona più. Interessante.
A chi è livello politico? E non esiste uno personale da portare. Sì. Poi dovresti fare poi i conti con la salute se vai avanti tanto con queste cose qua. Okay. Comunque, agire a livello politico è la cosa migliore che possiamo fare e qui è, secondo me, un'azione, diciamo, fattibile. Agire sul territorio, sì, si potrebbe agire sul territorio perché sembrerebbe sulla base di alcuni documenti dell'ITU che il consorzio di aziende che stabilisce gli standard per fare studi sulle telecomunicazioni, che gli alberi col moto laterale delle foglie vadano a disturbare il 5G. Anche lui. C'è oppure palazzi che riflettono il segnale e architetture fatte in un certo modo renderebbero inefficace quel sistema di triangolazione mobile della casa. Infatti su tutti quegli studi ci sono citate tutte queste situazioni che possono interferire, cioè magari se tu metti l'armadio in un certo modo la 4-1 non funziona più e invece di essere a Venezia risulti che sei a Mestre, che cavolo ne so, cioè cose del genere, cioè veramente un sistema che basta un soffio per farlo ricadere. Poi a Venezia funziona anche male perché non prende bene il telefono, quindi il segnale arriva all'imbalzo e diventa già difficile che questo sistema sia anche efficace. Quindi probabilmente sarà un big fail, ma intanto lo fanno. Quindi io direi state attenti alla control room che fa queste cose. Prossimamente saranno fatte delle mosse per ottenere delle documentazioni più certe, soprattutto sugli obiettivi del Comune di Venezia di videoanalisi, di prevenzione dei comportamenti delle persone, che vogliamo capire di cosa si tratta, di cosa si intende, qual è la necessità di esercitare i nostri diritti, sia nei confronti del control room che nei confronti delle compagnie telefoniche, e queste azioni sono tutte in corso. Sul regolamento c'è scritto che le attività patrocinate o dall'amministrazione comunale o organizzate dall'amministrazione comunale prevedono delle esclusioni. Su questa cosa c'è una riflessione che può essere fatta e tutte le associazioni, le piccole realtà che organizzano attività culturali e che non hanno il patrocinio dell'amministrazione probabilmente sono destinate a morire, perché quando organizzeranno un evento chi andrà a quell'evento sarà costretto, oltre magari a pagare il biglietto o la partecipazione a quell'evento, a pagare un ticket, a meno che non abbia, cioè sia completamente esente. Cioè ci sono delle aberrazioni, dei ragionamenti che si possono fare e questo è il motivo che ci spinge a condividere e a parlare insieme, perché ognuno di noi può, perché per natura ognuno di noi ha una sensibilità, fare una riflessione specifica su alcuni temi. Altre cose non le abbiamo toccate oggi perché ci siamo accorti che molti cittadini non conoscono proprio il contributo d'accesso. Venezia, per legge dello Stato, è l'unica città italiana, limitiamoci un attimo all'Italia, se no si apre un caleidoscopio infinito, che ha questa possibilità. In realtà i finanziamenti che l'amministrazione comunale ha intercettato per realizzare tutto questo arrivano dal Horizon 2020, che diventerà dal 21-27 Horizon Europe, e che riguardano le smart cities, e questo tipo di politiche, in realtà, non lo dico io ma c'è scritto nei documenti ufficiali, riguarderà tutte le città metropolitane e Venezia, diciamo, è capofila, quindi luogo di sperimentazione del progetto pilota, e queste attività verranno poi tra le città italiane, verranno replicate innanzitutto nelle città metropolitane. Non si riesce a capire perché questo contributo di accesso debba diminuire la tassa tariffa. La tassa tariffa dovrebbe essere diminuita perché si diminuiscono i rifiuti, non perché c'è questo appeal tra la tassa e il contributo di controllo. È stato detto che se uno paga la tassa di soggiorno è l'alternativa al contributo, quindi non va a pagare il contributo. È vero che viceversa, cioè io faccio il caso del turista che arriva. È arrivato con l'aereo, arriva con l'autobus della CTU, smonta Piazza di Roma, lo fermano ai controlli e dicono guarda io vorrei una prenotazione su BNB e gli pagherò la tassa di soggiorno. Poi magari va a casa dell'amico, perché è ovvio dell'amico.
No, perché avrai dal D&D il titolo organizzativo per poter... Cioè, il D&D prima devo comunicare che io dico, cioè la privacy manager, sono giocata su D&D, e fin quando l'amministrazione dice che le strutture ricettive daranno, persone che andranno a soggiornare le strutture ricettive, il titolo autorizzativo, sotto che forma non lo sanno nemmeno loro ancora, perché può essere finale, più accordo, un fogliettino, non si sa. Quindi hanno, a fronte di un controllo, un documento da esibire a chi sarà preposto a questo tipo di.